Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata con un video haul primaverile per la casa e rullo di tamburi. Abbiamo finalmente, dopo un sacco di ricerche, scelto il divanetto da giardino. L'abbiamo scelto, l'abbiamo preso, ci deve ancora arrivare. In realtà doveva arrivare l'altro giorno, però ci sono un po' di ritardi nelle consegne, quindi lo stiamo ancora aspettando. Io non vedo l'ora di vederlo. Tra l'altro, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere un video dedicato all'esterno, al giardino della nostra casa, o meglio al terrazzo dove andrà posizionato quindi il divanetto e tutte le altre cosine che ci sono e che abbiamo acquistato per rendere l'ingresso più carino, più accogliente, insomma, come l'abbiamo personalizzato. Fatemi sapere qua sotto se vi piacerebbe vederlo, in tal caso registro il video. Detto questo, iniziamo perché ho un po' di cose da farvi vedere. La cosa decisamente più primaverile di questo haul è sicuramente questo bouquet di fiori fresco che mi è arrivato proprio ieri, sì, da Colvin. Colvin è uno shop online che vende appunto bouquet di fiori freschi e la cosa fantastica, innanzitutto, sono molto particolari. Poi magari vi metto anche qualche clip. Ci sono proprio persone qualificate che vanno a realizzare questi bouquet. Ne trovate davvero di tantissime tipologie sul loro sito. Vi lascio il link qua sotto nell'info box. A me hanno mandato il vaso oltre al bouquet. Il vaso è un classico vaso trasparente in vetro e si chiama vaso Marilyn, mentre il bouquet è un bouquet, è uno dei nuovi bouquet che hanno realizzato per la primavera. Infatti lo trovo perfetto sia come colori che proprio come profumi, perché mi ricorda un sacco la primavera. E il bouquet che hanno mandato a me si chiama Caravan Ruite. Comunque, ripeto, sul loro sito ne trovate davvero di tantissimi. Sono stati carinissimi, mi hanno mandato anche questo bigliettino. Ciao Giada, ecco il tuo Caravan Ruite. È parte della nuova collezione profumo di primavera composta da bouquet colorati e dal profumo delicato. Goditi questo Colvin con fiori freschi e vivaci. Un abbraccio da tutto il team di Colvin. Grazie mille, ragazzi, per questa mega sorpresa, perché ha reso la mia casa super primaverile. E qui in casa avevo proprio decisamente bisogno di qualcosa di fresco, di fiori freschi, perché sapete che tutto il resto è finto. Ho sempre acquistato piante finte, però devo dire che c'è la differenza perché si sente un profumo di fiori pazzesco e si percepisce ancora di più la primavera e sta benissimo sulle tavole da pranzo. Vediamo se riesco a farvelo vedere senza far danno, anche perché devo dire che pesa parecchio, perché oltre all'acqua anche il vaso stesso è parecchio pesante. Ovviamente ieri quando il bouquet è arrivato sono andata a toglierlo dalla confezione, dopo magari vi metto qualche clip così potete vedere come arriva. Il profumo, ragazze, è buonissimo, c'è proprio un profumo di primavera di fiori freschi che è qualcosa di spettacolare. Questo bouquet mi piace anche per il colore, perché ci sono tutte queste roselline rosa che ancora in realtà devono fiorire, perché i bouquet non li mandano ovviamente già fioriti, ma li mandano ancora chiusi. In questo modo il bouquet durerà molto più a lungo. L'ho posato perché avevo decisamente paura di fare dei danni, quindi lasciamolo lì. Il bouquet comunque arriva confezionato all'interno di una scatola di cartone e il bouquet stesso viene fissato alla scatola attraverso uno spago. In questo modo, durante la spedizione, il bouquet resta bello stabile, bello fisso e di conseguenza non si va a rovinare. Qual è il punto forte di Colvin? Oltre al fatto che ci sono persone super qualificate che realizzano dei bouquet davvero molto belli, hanno anche la spedizione super veloce, perché in 24 ore ricevete il bouquet a casa. Quindi acquistate oggi e domani avete già il bouquet a casa vostra. Lo trovo anche perfetto come idea regalo, specialmente adesso che arriva la Pasqua. Volendo potete far recapitare direttamente a casa della persona il bouquet, quindi un'ulteriore sorpresa, oppure volendo potete semplicemente farvelo spedire a casa vostra, poi toglierlo dalla confezione e portarlo alla persona a cui volete regalarlo. Lo trovo davvero perfetto anche adesso che arriva la Pasqua, come regalo di Pasqua. Se siete invitate dalla mamma per il pranzo di Pasqua, dalla nonna, dalla zia, insomma da qualcuno, e al posto del classico uovo di Pasqua, della classica bottiglia di vino o che ne so, delle classiche pastine, è sicuramente molto carino e fa sicuramente piacere ricevere un bouquet di fiori freschi, anche perché davvero durano poi un sacco. Tra l'altro, c'è scritto che il bouquet dà il suo miglior risultato dopo 2 giorni che è all'interno dell'acqua. Io oggi praticamente sono stato in acqua tutta notte, però devono passare ancora 2 giorni, quindi probabilmente su Instagram Stories poi vi farò vedere quando i fiori saranno fioriti ancora di più, che sarà sicuramente ancora più bello. I fiori che utilizzano ovviamente sono di qualità e hanno prezzi anche abbastanza accessibili, devo dire, perché ci sono prezzi più competitivi rispetto magari ad acquistare un classico bouquet in un negozio, direttamente in negozio, insomma. I prezzi qua davvero sono super vantaggiosi e poi arrivano proprio confezionati super bene, perché anche quello devo dire che fa la differenza. Nulla, ho anche un codice sconto
sconto per voi ed è Giadafra. Utilizzando il codice Giadafra avete diritto a 10 euro di sconto da utilizzare sul loro sito. Il codice è valido fino al 30 di aprile, quindi perfetto proprio per come regalo di Pasqua, e potete utilizzarlo su qualsiasi book e su qualsiasi collezione, davvero è valido su tutto. Quindi se c'è qualcosa che vi piace, utilizzando il codice risparmiate ben 10 euro. Detto questo, passiamo al resto dello shopping. Parto da IKEA, dove ho preso questi contenitori in bambù per la casa. Questo in realtà non è proprio un acquisto super primaverile, in realtà, però devo dire che mi piacciono molto, li utilizzo tantissimo. Questi più piccoli, queste ciotoline più piccole, li utilizzo per gli snack, per durante gli aperitivi, per i salatini, per le olive e quant'altro. Ne ho prese appunto 3, mentre queste più grandi ne ho prese soltanto 2 e si possono utilizzare, o cioè le utilizzo o per le patatine, per i popcorn, oppure anche per le insalate. Non ricordo i prezzi esatti di queste ciotoline, però non costavano affatto poco. Poi sono stata anche da Casa Shop e ho preso i vassoi praticamente dello stesso materiale, dello stesso colore di quelli di IKEA, perché adoro, ma sicuramente si è capito, adoro il colore legno che va a scaldare un po' l'ambiente, anche perché ho la cucina totalmente bianca, lo sapete, e quindi mi piace andare ad utilizzare dei complementi d'arredo ovviamente colorati, che vadano a scaldare l'ambiente. Comunque ho preso questo vassoio rettangolare, che non ricordo quanto ho pagato perché non c'è più il prezzo, che utilizzo o per mettere anche qua gli antipasti oppure per i pasticcini come portata per il dolce. E poi ho preso questi due rotondi, ho preso a misura più piccolina, questo è ancora il prezzo pagato, 4,99, e poi ho preso la versione un pochettino più grande, questa costava 6,99. Non so perché, ma queste cose per la cucina di questo materiale costano davvero parecchio, però mi piacciono molto. Poi da H&M ho preso questa cesta, sempre dello stesso colore perché, ripeto, lo amo, e questa la utilizzo, è posizionata sullo scaffale che ho all'ingresso, e all'interno metto cose che non mi piace lasciare in giro, come ad esempio il guinzaglio di gioia, i fazzoletti di carta, le cose insomma che mi capita di lasciare in giro. Quindi ho preso questa cesta, così almeno metto tutto al suo interno e resta più ordinato. Questa, volendo, viene utilizzata un sacco anche per contenere le piante, quindi si può mettere una pianta all'interno e si utilizza questa cesta come vaso alternativo, devo dire. Non ricordo quanto l'ho pagato, ma mi pare sui 5-6 euro, non di più. Poi da Primark ho preso, l'unica cosa che ho preso per la casa forse anche un mesetto fa, è stato questo contenitore, questo dispenser per il sapone. Infatti c'è anche scritto sapone, e ovviamente è in plastica, pagato sui 3 euro, non di più. E questo lo voglio tenere in cucina vicino al lavandino, così è pratico per lavarsi le mani. Costa poco, è in plastica, però secondo me fa la sua figura. Per quanto riguarda i saponi per mani, sono fissata con questi di Bath & Body Works. Si presentano liquidi, ma poi fanno una schiuma pazzesca nel momento in cui fate uscire, premete l'erogatore, esce un sacco di schiuma, quindi basta avere una piccolissima quantità di prodotto per lavarvi le mani, fa davvero tantissima schiuma. Inoltre hanno un profumo eccezionale. Questo è questo è alla vaniglia, è buonissimo, ne abbiamo terminato uno che ci è durato una cosa come 3 mesi, davvero durano un sacco. Quindi adesso andrò a travasare questo, perché l'altro, sempre il Bath & Body, l'abbiamo finito. In realtà avrei voluto comprare un sacco di profumazioni, perché quando ero stata nel periodo natalizio ce n'erano, ragazzi, di buonissime, però ovviamente se hanno andata in saldo, cioè praticamente non c'era più nulla, quindi ho preso la linea permanente e ho preso soltanto questo alla vaniglia, che, ripeto, è buonissimo. Quando sono stata c'era ancora qualcosina di saldo e quindi ne ho approfittato e ho preso una candela. Sapete che io amo le candele. Al posto di 23 euro l'ho pagata, se non ricordo male, sui 14-15 euro. Ovviamente non è una profumazione primaverile, ma è decisamente invernale, perché si tratta di profuma di donut bruciati, diciamo donut fatti sul fuoco. E mamma mia, è buonissimo, ha un profumo anche leggermente speziato, quindi, ripeto, è decisamente più indicata per l'inverno, però ovviamente essendo in saldo, hanno messo in saldo le profumazioni, diciamo, invernali. Ancora non l'ho utilizzata perché ho diverse candele accese, però me la terrò di scorta magari per questo autunno-inverno. Passiamo ora a Maison du Monde. Sono stata alla Maison du Monde perché volevo comprare dei cuscini da mettere sul divanetto, che ci deve ancora arrivare, e sono stata attratta anche dalla nuova collezione estiva, che è super 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 colorata. C'erano un sacco di cose che mi piacevano, avrei voluto praticamente comprare tutto, però sono stata brava, ho preso giusto due cosine. Come prima cosa ho preso dei tovagliolini di carta, perché sapete che mi piacciono molto
molto quando invitiamo gente a casa, preferisco utilizzare questi un po' più sfiziosi, diciamo, rispetto ai tradizionali tovagliolini bianchi. Ho preso questo con tutti questi gelatini, un pochettino più grande, e poi ho preso la misura un po' più piccola con le angurie. Questi li utilizzo di più per, non so, per i dolci o per gli aperitivi. Poi ho preso queste tovaglie americane, perché sapete che avendo l'isola non utilizziamo la classica tovaglia tradizionale, ma in realtà non la usiamo neanche sul tavolo da pranzo. Usiamo sempre queste tovagliette americane, quindi ho preso queste perché, cioè, come si faceva a lasciarle lì, sono troppo belle. Ne ho presa una con tutti questi gelati, quindi come i tovagliolini, questi costavano 1,39 euro, e poi ho preso questa, quindi sono diverse, però trovo che si abbinano tranquillamente. Questo sembrano dei fiori pitturati a mano, con tutti questi colori bellissimi, super estivi. E poi un'altra cosa decisamente estiva che ho preso è questo vassoio super colorato con il fondo di questo bellissimo corallo acceso, poi c'è il bordo azzurro Tiffany e poi c'è la scritta Hello Summer in dorato. Questo costava parecchio perché l'ho pagato 19 euro, è fatto bene, devo dire, i colori mi piacciono un sacco, mi piace la scritta, e questo l'ho preso perché lo voglio usare sul tavolo del giardino che, ripeto, deve arrivare. E poi finalmente siamo arrivate al vero motivo di questo haul, perché in realtà tutto è nato, sono andata alla Maison du Monde perché volevo appunto i cuscini ed eccoli qui. Il primo la prima fantasia che ho scelto è questa, e di questi ne ho presi 4. Ora non ve li faccio vedere tutti perché sono tutti uguali, però ne ho presi 4. Questa fodera costava un sacco perché l'ho pagata 11 euro l'una, è fatta bene, però 11 euro non sono decisamente pochi, anzi è abbastanza alti come prezzo secondo me. In realtà non sapevo bene che colore fare, poi guardandomi un po' in giro quello che c'era in negozio sono ricaduta su questo azzurro che mi piace davvero molto, quindi tutto azzurro verde con questi fiorellini bianchi in rilievo, e poi c'è qualche dettaglio rosa. Ovviamente ho dovuto comprare anche cuscini perché non li avevo. E poi un'altra fantasia che mi è piaciuta molto è stata questa, ma purtroppo di questa fantasia ce n'era soltanto uno, quindi ne ho preso uno e penso di metterlo tipo, non so, centrato in centro al divano, e gli altri invece posizionarli sui lati. Comunque questo è l'altro, quindi il verde e il rosa, ci sono sempre disegnate queste foglie che riprendono un po' queste. Comunque questo costava molto meno perché l'ho pagato 3,95 euro. E nulla, vi ho fatto vedere tutte le cosine che ho acquistato in quest'ultimo periodo primaverili / estive per la casa. Fatemi sapere con un pollice in su se questo video vi è piaciuto, così farò sicuramente anche altri video sempre dedicati alla casa, perché in realtà so che vi piacciono sempre molto. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo presto, ciao!